Allora, oggi ci guardiamo una roba strana, più del solito forse. Se ne è parlato qualche mese fa su vari blog, eccetera, eccetera. È uscito fuori dagli archivi russi, l'equivalente del nostro Minkulpop forse, sovietico, una versione sovietica del Signore degli Anelli, dal titolo Kranitali, in inglese reso come The Keepers. La regista è una certa Natalia Serebriakova, che su Letterboxd non ha fatto nient'altro, quindi molto bene. E ce lo vediamo perché a quanto pare è brutto, ok? E quindi noi ci sorbiremo questa cosa. Da quanto ho capito, è l'adattamento solo della Compagnia dell'Anello. È andato in onda solo una volta su Leningrad Television, e poi è sparito dagli archivi per 30 anni, e adesso è libero di volare su YouTube. Per cui. Prepariamoci a questa cosa. Grazie internet, Grazie, prego. più o meno. E vai, vai Ale, dici tu. 3, 2, 1, via. Oh, c'è un anello di cartapesta già all'inizio. Perfetto. C'è una canzoncina da anime. No, vabbè, dai. Ah no, è la poesia iniziale è la poesia che c'è incisa sull'anello, credo. Sì, però è la canzoncina è Sì, quella vabbè. strana. Questi sono i nani, immagino. Non so chi è. Prima Ah, che non si sono gli incazzino i orchi. fan del Signore degli Anelli, non è la poesia incisa dell'anello. Vabbè, dai, ora è quella. Dov'è quella dentro? Vabbè, insomma, non Vabbè, lì sono così. sono peggio dei fan di Star Wars, eh. Stiamo attenti. Guarda, questo anello è così grosso che ci potrebbe stare per intero il testo, effettivamente. Sì, è un braccialetto. È un braccialetto di cartapesta. In realtà spero che ci siano i riassunti dei capitoli del Capitale là Fermi. dentro. Fermi, questi sono i cavalieri neri. Cioè, chi è costui? Questo è il narratore, secondo me. Questo è Marx. The Keepers. Groucho Marx. Immagini, esce fuori Groucho, ma bellissimo. Capolavoro. Ma con questa musichetta synth in sottofondo. A fantasy based on a novel by J.R.R. Tolkien. Ah, in questo film, tra l'altro, ho letto che c'è Tom Bombadil, lo diciamo ai fan di Tolkien, nel caso Quindi è volessero. già migliore dell'originale, del È già film, insomma, migliore di. di quello di Jackson, di quello di Bakshi pure. Che è lunghissimo Ma questo extra. quell'interruzione lì col tizio che fuma la pipa e poi si ritorna Non ai c'entra nulla. presunti cavalieri neri, non lo so. Però un inizio poetico con queste scene, mani, incendi, la canzoncina molto stile anime. Ma Ma che anime che guardi tu, Dario? Io guardo solo quelli brutti, ecco perché. Ah, allora sì, ci sta. Che hanno fatto qui alla pellicola? Che è successo? Ah, fa molto persona questa cosa. Oh, scusate, ma queste scritte È sono. Bergman, è Bergman. Adesso c'è un tizio con una montatura di occhiali che non può esistere nel mondo di Tolkien e una pipa in bocca che guarda in macchina e dovrebbe essere il narratore. L'obiettivo è sporchissimo, cioè, è fatto apposta. La nebbia in realtà. Ah, in Comunque casa. l'inizio faceva un po' Marchetta Lazzarova, c'è da dirlo. Adesso il vecchio ha aperto un libro e sta leggendo Storia Il degli Signore degli Hobbit. Anelli. Ragazzi, bellissimo, ma è come lo spin-off della Melevisione dove le donne raccontavano le favole. È uguale, sì. È molto ASMR, vero Simo? Sì. Oh, Beh, in la effetti un po' contea la è. Melevisione, in effetti. Sembra il set della Sì. Melevisione, quello. La Sembra. contea è letteralmente quattro alberi di plastica e 15 ubriaconi che ballano. Cioè, è proprio. La Questa è contea. la Melevisione incontra Satan Tango di Belatar. Bellissimo.
e la Melevisione vince, però, su Satan. E questo che... E questo un pochino frufru, diciamo. Bilbo Torbenson, questo qui il narratore assomiglia a Barbarossa. Stavo pensando la stessa cosa. È uguale. È uguale. E даже в свои 111 Бильбо выглядит, наверное, на 50 не больше. Ведь когда в душе не живет жадность и злоба, тело долго остается молодым. Cosa sta succedendo? La candela? Perché così opa? Oh, questo è le labbra di fuoco dei lampioni, mica, è vero. Step. A cosa ballano? Sì, l'obiettivo è sempre più sporco. Che hobbit sono? Non capisco. Questa invece è la danza dell'eclissi di Werkmeister Harmonies, sempre di Belatar. Che... Ah, guardate i piedi, hanno delle scarpe che simulano i piedi pelosi. Ah, non avevano neanche peli finti, non avevano. Il budget è così basso. Quella a destra, triste. Quella a destra con le scarpe palesemente ha i piedi più piccoli degli altri. A cosa stanno giocando? Stanno facendo... Ma poi ognuno balla a modo suo, nessuno è a ritmo. È arrivato Figaro, eh. Il factotum della città della... Ah no, è Bilbo, scusate. Ma ci sono letteralmente 15 persone nella contea. Beh, dicono che dovrebbe avere 50 anni lui di aspetto, ne dimostra almeno 70, ne dimostra. Merry Brandybuck. E tu, mio cugino. La mia cara Lobelia. Ammazza, oh. È un maschio, ragazzi. In questo caso non è vero che non c'è cosa più divina. È un film delle Wachowski, questo. No, ragazzi, io ho una voglia matta di pulire questo obiettivo. Mi dà troppo fastidio. No, fastidiosissimo. Voglio pulirlo. Comunque, questi hobbit sono pericolosamente vicino a dei bifolchi russi degli anni 60. Allora, quello che sta succedendo è un siparietto comico che non riusciamo a capire benissimo, perché è in russo, i sottotitoli sono un po' veloci. Siparietto comico è questo tra Bilbo e Lobelia, che sorride ed è ha una... Le manca un dente. Tra i denti. Dovrebbe essere uno spazio tra i denti. Ah, sarebbe... ok. È arrivato un altro personaggio con... Ah, è Gandalf! È Gandalf questo! Gandalf che ha esattamente la stessa altezza degli Hobbit e assomiglia a Ivan il Terribile. Non so se c'è qualche risultato sì, sì. Voluto. Guarda, ti stavo per dire che è uscito dalla tavola rotonda. Sembra Lancillotto invecchiato, però... Esatto. Che è successo? Cos'è? Ha tirato fuori un pelo rosso e ci sono... Ah, cos'erano? I fuochi d'artificio? Ah, i fuochi d'artificio! I fuochi d'artificio erano letteralmente delle... Non so, Ale, come si possono descrivere? Dei disegni sulla pellicola. Dei tipo cartelli, con disegnato il fuoco d'artificio. Cioè, ragazzi, ma Bakshi, dopo che vedi una cosa del genere... Questa è la nostra faccia in realtà, non solo quella del narratore. È bellissimo. È la cosa migliore. Non c'entra nulla. Lo fanno vedere 2 secondi, non dice nulla e poi tornano al film. Perché? Adesso Bilbo e Gandalf, ricordiamo, hanno la stessa altezza in questo film. E non capisco se sono in una locanda oppure sono a casa di Bilbo. No, sarà a casa di Bilbo, credo. Старел я, Гендальф, старел.
Gandalf fa mica verso la camera, a caso, però vabbè. L'attore più borioso di tutta l'Unione Sovietica, l'hanno preso per fare Gandalf, è proprio palese. In tutto ciò ancora non ho visto Frodo, sono un po' preoccupato da come sarà Frodo. C'è da dire che nella mono di Bakshi io e Dario ci siamo lamentati di quanto fosse disegnato brutto Sam, ma questi qua sono peggio e sono veri, questo è il problema. Però su Gandalf hanno messo un bel po' di cerone, hanno speso tutto il trucco per mettere il cerone su Gandalf. Ma lui al posto delle basette ha due gatti praticamente. È orribile. Hanno tosato delle ascelle di qualche persona e le hanno appiccicate sulla faccia. Le sue stesse ascelle. Le sue stesse ascelle. È un trapianto ecologico. Vabbè, stanno parlando dell'anello, ovviamente. Stanno parlando dell'anello. Stanno leggermente appiattendo il significato di tutta la vicenda, però. Oddio. Che zoom incredibile. La Madonna, fermatela. Fulciano. Bellissimo. No, delle scelte di regia. Cosa sta succedendo? Oddio, perché Gandalf tipo il mago Silvan? Cosa sta facendo con le mani? Lo stai sta incantando la candela? Adesso appare una donna segata in due. C'è una luce stranissima in alto a destra che dà fastidio. Cos'è? Madonna, che paura. Ma non è un anello, è veramente... È un bracciale per nani. C'è un momento quasi mistico. Come ha fatto a passare indenne dalla censura sovietica questo momento religioso? Madonna, che fastidio questo sporco su... Sì, ma poi c'è quella lampada in alto che da è bruttissima. E continuano a inquadrarla per qualche motivo. Non ho capito che effetto volessero ottenere, però non l'hanno ottenuto. No. Letteralmente Bilbo e Gandalf si possono baciare, letteralmente. Senza che nessuno si pieghi. Magari l'hanno censurato questo film perché era un po' troppo. C'era un po' troppo omosessualità latente. Neanche tanto latente. Adesso in teoria dovrebbe sparire Bilbo, dovrebbe mettersi l'anello. Vediamo com'è fatta questa scena. Ma non ho capito, era un flashback quello di prima. No, è lui che fa la lungata e poi torna là. Da quello che... No, forse era un flashback, hai ragione. Ma quello lì è Sam, quello a sinistra. Quello con i capelli rossi, temo di sì. Temo di sì. E sto temendo che quello con gli occhialini sia Frodo. Ma è proprio Sam nella Russia sovietica, perché peserà 25 kg, peserà. Indosserà dei pantaloni, delle una tuta tipo. No, quelli sono gli slavi però, non i russi. Oddio, adesso... No, era Frodo. Frodo, oh mamma mia. È un cretino di dimensioni atomiche, cioè... Guardate quanto è scemo. Ma perché? Ma poverino. Palesemente un parrucchino quello rosso, ma perché? Cioè mica Frodo deve essere per forza rosso. Perché gli hanno messo sto parrucchino? No! Avevano finito i soldi per i parrucchini color nero castano scuro. Attenzione, perché Bilbo dà di sua sponte l'anello a Frodo, che è un... Ah no, se lo infila lui e sparisce. Vabbè, la sparizione è avvenuta con un taglio.
Ma vogliamo però commentare i suoni? Faceva comunque meglio Méliès. Cos'è sta roba? No, questo è mai dire gol, ragazzi. Questo è mai dire gol. Attenzione, un green screen fatto ma è un malissimo. Green screen... Gli sparisce mezza faccia, Bibbo, sì, infatti. Basso destra c'è parte del green screen che è rimasto. È uno yellow screen, in realtà. Adesso siamo di nuovo a casa di Bilbo. Lui adesso lascia l'anello a Frodo nella migliore tradizione dell'abolizione della proprietà privata in URSS. Si chiude tutto. O dei regalini degli zii in Italia, stessa cosa. Anche. Una bustina con i soldi. E un anello magico. Bei tempi in cui Letta non avrebbe tassato l'anello. Lo stavo per dire, è un palese rimando alla tassa di successione. Esatto. Ragazzi, ma questa qui però, cioè, ma c'era nel libro, io mica me lo ricordo. Ma non è una delle parenti dei Baggins che vogliono prendere la casa di sì, Bilbo? Sì, sì, sì. Ho capito, ma cioè, è così centrale? No, no, assolutamente no. Cioè, ricordiamoci che si è passato un quarto d'ora e non si è visto neanche Sam. Cioè. Mi ricorda molto la locandiera dello Star Wars Holiday Special, quella che appare a caso. Pensavo la locandiera di Goldoni. Ovviamente hai citato Star Wars, ovviamente. E certo. Ma questo chi è? Frodo? È Frodo, è Frodo. È quasi più alto di Gandalf. Cioè, sì. Un circuito di cose che... È sempre più sporca la telecamera. Orribile. Cioè, l'obiettivo è sempre più sporco. Tra l'altro, sta intagliando cosa? Cioè, cosa sta... Non per tirare fuori l'ombroso, però Frodo ha praticamente la faccia di uno schedato per molestie sessuali. Cioè, ma perché? Sì, sì, sì. Cioè, il film tutto è l'ombrosiano. Comunque sembra un po' Tonio Cartonio, eh. Frodo. Sì, sì, beh, i riferimenti ci sono, dai. Un po' sotto cocaina della serie, però. Chi molestava Tonio Cartonio, scusa? Chi molestava Tonio Cartonio? Ma voi dite quindi che le due torri sono le torri gemelle? Che interrompono l'episodio della mia divisione? C'è questa insistenza sulle mani. È molto bressoniano questo film. Stavo per dirlo. Adesso vediamo i cavalieri neri che corrono. Madonna. Madonna. Cos'è? Questi green screen. No, questo è veramente mai dire gol. Ma io non capisco. Non avevano neanche uno sfondo di una parete grigia. Cioè, devono usare un green screen per fare una parete grigia. Non è che le stai facendo volare sopra una città. Cioè, stanno combattendo davanti a una parete grigia. Basta usare quella. Ma quelli erano gli orchi, ma... tipo, non ho capito. Credo i cavalieri neri prima della... Adesso lui si infila l'anello e quando si infila l'anello fa... Bellissimo. Doraemon, i suoni di Doraemon. È vero. Ma sta tizia incappucciata chi è? Non ho capito. Forse Galadriel? Non saprei. Può essere, sì. Gandalf comunque sta fumando da 15 minuti, non per dire. Sta pensando l'erba pipa del decumano sud. Questa erba pipa prodotta in URSS, ovviamente. Certo. Niente di mondialista e globalista. Perché Mordor è un castello in Alaska o in Siberia, visto... Mordor sembra l'ingresso di un cimitero... di famiglia, insomma, in qualche mausoleo. Ma cosa sta facendo? Frodo si è messo un cuscino in testa e si sta lamentando che ha l'anello, ovviamente. Ma perché continuano a insistere sulle candele? Zoom sulla candela, basta, narratore, eccolo. Anduin жил народец очень похожий на хоббитов. È veramente Barbaroffa, hai ragione. È incredibile. si vedono Diggle e Sméagol, adesso c'è la storia. Bellissimo. Mamma mia.
Ripeto, non potevano neanche andare su un fiume a fare la scena, devono farla per forza in studio. Erano tutti ghiacciati e c'era solo neve. È un arbusto. Che esatto, ci sì, mai. È tipo un ramo di un albero, ma cioè in primo piano e poi sfocato tutto il resto. Bella. Oh mio Dio. No, vabbè, questo Deagle sott'acqua che è una boccia, si vede benissimo il sopra dell'acqua. E lui che prende l'anello da... E risale in modo... questo è cinema sperimentale. Oddio, dico la risale, adesso litigano. Ha rischiato di fargli cadere il parrucchino mentre lo asciugava. Lui ovviamente è completamente asciutto, dopo che sto dall'acqua. Non sono malissimi i due attori che fanno Dico e Smigo, dai, sono vicini il giusto. Perché tu riesci a vederli in mezzo a tutti quei pixel poco... Ducati del green screen. Mi sembrano per questo mi sembra. Questa scena acquisisce un senso tutto nuovo perché Deagle vuole tenersi la proprietà privata che è l'anello e Smigol glielo ruba. Ok, sì, quindi Smigol sta facendo esproprio proletario, è un personaggio positivo nella versione sovietica e uccide perché la rivoluzione si fa anche così. Cos'è questo eco? L'ha ucciso semplicemente toccandola praticamente. Lo ha spinto giù, lo ha affogato nel green. Non c'è stata violenza. Bellissimo stata... che va Mamma fuori mia. Fuoco solo che è solo lui, ma lo sfondo rimane fisso. È veramente un capolavoro. Cosa si sta fumando? Il narratore come fa a avere l'anello? Ah, ha rubato l'anello a tutti. È un narratore onnisciente. Perché non sparisce? Perché non sparisce? Perché è onnipotente il narratore. Fuori dal tempo e fuori dallo spazio. Ma che cos'è sta musica? Sono dei vocalizzi sintetizzati in qualche modo. Adesso si trasforma in un mostro Gollum, se si mette l'anello. Ecco, wow. è diventato sfocato. È diventato okay. Ha una cuffia in testa, è verde. È... Oddio, è Nosferatu. È il Grinch. Mia. Sì, è il Grinch con lo Sferatu, sì. Però sulla testa ha tipo un'insalata iceberg, perché? È diventato il mostro della palude alla fine, dai. Forse rappresenta la corruzione del socialismo dopo l'esproprio proletario, perché si tiene la roba e poi diventa corrotto. Gorrum. Ancora Gorrum. Altra candela. Cioè, le candele servono tipo da... Da transizione, esatto, sì. Sì, sì, sì. Fanno di raccordo. La sovrimpressione a candela è come la sovrimpressione a stella di Homer Simpson. Uguale, perché c'è Gollum che balla dietro. Cos'è una grotta? Mi tutta. Piace la techno. Ballo sulla techno. Ma questo fa... Perché Gollum? Perché è apparso Gandalf? Cosa ha fatto Gandalf? Sta raccontando di quando ha catturato Gollum con le gambe che spariscono. Sì, ogni tanto sparisce Gollum nel green screen. Guarda che camera a mano pazzesco. Zulaschiana. Sì, lo sfondo che rimane fisso, è incredibile. Sono stupito, a parte gli scherzi, dalla... enorme fedeltà al testo, no davvero, cioè racconta delle cose sì, irrilevanti quello. In qualunque altra trasposizione, anche questa cosa del Gollum che mente sul fatto che l'anello è quello di sua nonna quando Gandalf lo prende, cioè, perché a differenza di Peter Jackson loro il libro l'hanno letto veramente, ovvio, l'hanno anche capito soprattutto. capire i libri. Ale, che ne pensi di questi quattro flare a schermo? Ogni volta che ritorniamo in questa stanza ce n'è uno in più. No, l'illuminazione è davvero incomprensibile, io non ho capito che cosa volessero ottenere. Ma perlomeno adesso l'obiettivo è pulito. Tanto ci passano la putacchera sopra. Meno male. Ah,
Avete notato il foulard di Minnie che ha Frodo? Sì. Il foulard di Minnie. Ma poi c'ha tipo una specie di... Cosa sono quelle? Cioè non sono dei peli, sembrano dei capelli attorno a... Sì, sì. È la parrucca di Gandalf che ce l'ha addosso. È un sacco gay friendly questo film comunque. Ma sì, è per quello che l'hanno censurato tantissimo. Ecco, adesso di nuovo. No, le luci sono sempre quattro le luci però. Ma sono posizionate in punti incomprensibili. Questo che cos'è? Un pezzo di cacca fumante. Sembra un accendino molto strano. Ma ovviamente loro sono tutti impellicciati perché fa freddo. Cioè, nel senso, la contea è la Siberia, ovviamente, sono in Russia. Cioè, perché nella contea dovrebbero tenersi tutte queste pellicce addosso? Soprattutto in casa. Ma perché il fuoco in realtà è una lampadina, quindi scaldi. Io non capisco, hanno un anello vero, perché usano uno di cartapesta per fare questa cosa? perché non avevano... L'anello non è in elfico ma è in russo. Perché non avevano un obiettivo da fare lo zoom, quindi hanno fatto un anello di dimensioni gigantesche e l'hanno ripreso da distanza lontana. Sì, hai ragione. Non avevano un altro fuoco, no, capito? Quindi... 29 чорних всадников, прислужников мрака. Black Riders. Ancora a candere. Si è ancora una volta. Adesso sappiamo che va su un'altra scena. Invece no. No, invece. Quindi abbiamo sbagliato tutto, quindi non servono proprio a nulla. No, è sperimentale allora, Sofì. Ragazzi, ma è lunghissima sta parte. Cioè, Frodo non è ancora partito, il film è quasi finito. La prima parte è quasi finita. Gandalf sembra proprio lo zio che deve sopportare il nipote un po' scemo. E perché guarda sempre in macchina? In realtà lui ha anticipato Netflix, personaggi di Netflix che guardano in camera. Oppure è solo Borioso l'attore che ci sta. Winter is coming, attenzione, Game of Thrones. Secondo me George Martin ha visto questo film. Sceneggiatore, è stato assunto in Russia perché mancanza di soldi per scrivere la sceneggiatura di questo. Go Frodo. Frodo, adesso tu vai molto fatto. Che cos'è questa cosa? Cosa sta succedendo? Ah, sono partiti gli Hobbit. E sono terribili. Sono gli esseri umani più brutti che ho mai visto in vita mia. Sì, ma infatti sembravano quasi quei costumi del pianeta delle scimmie. Oh. È bellissima sta cosa che hanno dovuto metterci l'inverno nella terra di mezzo perché sono in Russia e quindi bella dissolvenza sugli alberi. Narratore, miglior personaggio. Però devo dire che questo adattamento è più realistico quando delinea la figura di Gandalf, che è praticamente scazzato quando parla con qualsiasi persona perché nessuno lo capisce. Sì, ma Gandalf è uno dei pezzi migliori, infatti. Песенка была то веселая, то печальная. Вы сами понимаете, когда одежда промокнет и поклажа становится втрое тяжелее, и еще ударит мороз, не очень-то веселые будут мысли. И вот однажды они услыхали стук копыт. Он доносился издалека. Они не видели, кто это, но они понимали, что это была опасность. Ma questa musica è pazzesca. È elettronica. Questo chi è degli Hobbit? Boh.
Ma Sam è quello con gli occhialini? Comunque, giusto per contestualizzare, adesso praticamente gli Hobbit sono partiti e si stanno nascondendo dai Cavalieri Neri. Questa è una scena molto famosa. Si nascondono dietro un... Sì, non è che siano molto nascosti. No, infatti. Certo, questi cavalieri neri sono... Comunque ci sono anche i cavalli veri, non me l'aspettavo. Beh, almeno ma tra l'altro in questa scena qua non c'è il green screen, è strano, perché c'è del movimento, cavalli. Sorprendente. Perché non la faccia piena di neve? Questa musica synth però aggiunge quel tocco futuristico che a Tolkien mancava, devo dire. Anche perché... Ma già battiato. Ma prima erano sporchi di neve, adesso sono... Comunque i Cavalieri Neri sono passati avanti e non li hanno minimamente visti perché non si sono neanche fermati. Adesso i quattro deficienti arrivano alla locanda del... Ah, sono due belle. La locanda è incompensato, è costruita, sì. Guardate la faccia da Mr. Bean pedo che ha Frodo quando guarda nella finestra. Guarda questo con le sopracciglia disegnate, cioè minchia. È un film queer. Sono brutti forte. Io non ho ancora capito chi è chi, però sono brutti forte. Ah, quello con gli occhiali penso sia Sam. Io dico che con la destra è Pipino e con la sinistra è Merry. Però... Ok. Questo è il mio casting, però ancora non ho capito. Ma questo che si è seduto con loro sarebbe l'oste, no? Sì, dovrebbe essere. Ok. Ah, è vero, adesso l'oste dovrebbe apparire è... Gran Passo. L'oste che è più giovane di loro, cioè. Vabbè. È un tizio che si vede per un secondo nella contea, che era adattissimo per fare l'oste, perché non l'hanno fatto fare a lui? Il pancione, la barba, cioè, perfetto. Vabbè, quello con i capelli rossi che nel cast di Ale era... Quello a sinistra, dici? Era Merry. Quello a sinistra. Merry sembra Divine. Cosa avete presente? No, io no. Non so... La transessuale dei fini John Waters. Ah, ho capito. La faccia è uguale. Guarda. Sì, è vero. Comunque, un po' di contesto. Lost conosceva il nome di Frodo e Frodo gli fa: no, sto viaggiando in segreto, quindi mi chiamo Sottocolle. E Lost gli fa: ah, adesso cambi pure nome. Ok. Ecco, questa parte è un po' meno fedele, diciamo. Ma c'ha un feticismo per i fuochi questa regista. Ma tutta questa importanza all'oste è 6 minuti che va avanti sta scena. Perché urla? Adesso Brindan, Frodo è l'unico che ha la faccia un po' sconvolta, diciamo. Помоги нам.
Un commento sulle due comparse dietro che mangiano? Sì, esatto, stavo per... Attenzione, un altro... Prezzo zoom. Oh, minchia, l'oste ha i primi piani di Frodo in questo film. Oh, un culo di cavallo. Обдумал и решил. Наше путешествие очень опасное. Это вам не поход за сокровищами, не прогулка туда и обратно. Quindi non ho capito, erano nella locanda del puledro impennato e adesso sono. No, ma c'è una frammentazione dello spazio-tempo proprio da, sì. Da cinema russo, bro. Потому что знаем, какой-то опасный путь. Мы идем, чтобы помочь тебе. L'anello illuminato in modo... Da sette direzioni differenti. Comunque erano ubriachi gli attori. Probabile. Biascicano, sono paonati. Vabbè, si devono tenere... A caldo. Che come aveva letto Simone, il film è stato... Ogni giorno avevano solo 3 ore per fare le riprese, quindi secondo me si ubriacavano e mettevano il turbo. Beh, interessante questa scelta di utilizzare il piano sequenza invece che andare di campi contro campi. È quello che dicevo io, perché non avevano tempo. Avevano... Giusto, sì, esatto. Scusate, ma... Cioè, gli Hobbit sono trascinati da un... Bello questo film in chat. Vabbè, ma c'hanno la slitta, perché c'è la neve, giustamente. Cavalieri neri vanno in giro, a caso, continuano a correre. Sono solo due, tra l'altro. Sono solo due. Gli altri 7 costavano troppo. No, sono 3, dai. Ah, no, 3. Uno era rimasto indietro. Oh, il narratore. Гуще стояла глухая тишь. Tra l'altro il narratore non racconta davvero pezzi di trama, è lì per dare un'atmosfera che a livello visivo il regista non riesce a dare. Ma è un film che punta a più sensazioni. Sì, certo, stimola più sensi, è chiaro. Scusate, che questo frame della piantina che senso aveva? Ma dove sono adesso? Adesso sono nella vecchia foresta. Mi sa che adesso incontrano Bombadil, no Simone? Sì. Говорят, что деревья в этом лесу чужаков не любят, и они следят. Cioè, se mi ricordo bene, c'è un albero che prende vita e se la prende con gli hobbit e poi arriva Tom Bombadil a salvarli. Sì, teoria sì. Quindi questo albero dove sono attaccati loro adesso dovrebbe essere. Ну что ж, все равно через вековечный лес идти придется. Дороги другой нет, вековечный лес не миновать. Пропустите, я ничего худого не замышляю. Bellissimo questo albero in primo piano che viene mosso da qualcuno. Спать не будем, еще чего придумал. Не вместе, не порознь. Я тянешь. No, io non capisco il 90% delle sovraimpressioni che ci sono. Guarda pure il rossetto questo, dai ragazzi. Che bei denti che ha. Un film proprio qui. Madonna, che brutto. Sta prendendo la mia stessa piega. Ok. Sto cercando di non dormire. Ma cosa sono questi? Cosa sta succedendo? Sono dei tizi apparsi dal nulla, dei zombie. Romeriano.
Forse sono le... No, sono i rami degli alberi, secondo me. Sì, fidatevi. Minchia, geniale. È praticamente come quando alle elementari c'erano 30 persone che dovevano fare la recita, però i personaggi erano solo 20, e allora gli altri facevano gli alberi. Esatto, si facevano gli oggetti, sì. Io da piccolo facevo sempre il narratore, la recita. I grandi momenti onirici. Non so se è qualcosa dato dall'alcol oppure... Vabbè, è indescrivibile questa... Sì, semplicemente c'è questo ballo dei rami degli alberi interpretati da attori incredibilmente più brutti ancora di quelli che abbiamo visto finora. Non finisce più, è incredibile. La scena più lunga. Ma i piedi, parliamo dei piedi degli hobbit. Cioè, pazzone incredibile. Sì, ma poi c'hanno degli artigli. Sì, non si capisce. Oddio, questa è una scena un po' equivoca, però. Sam quanti anni ha? Cioè, almeno 80 anche lui. Per l'età di Frodo dovrebbe avere. Aspetta, quindi quello incastrato dell'albero è Merry. Sì. Il tuo casting era giusto, Ale? No, era, ho invertito Merry con Pipino, mi sa. Pipino era quello che con le sopracciglia, quello che somigliava a Dio. Allora, no, io avevo detto allora che era Merry. Hai ragione tu. Ah, no, ok. Ho scoperto, per chi volesse saperlo, che hanno adattato anche l'Hobbit e Smaug è un cartonato dipinto di rosso. Dobbiamo vederlo assolutamente, cioè... Dobbiamo vederlo, dici? Sì. Sì, sicuramente. Percepito della paura nella voce di Etto. Ma questa scena è veramente... c'è la musica di Pink Floyd sotto. Guardate Tom Bombadil, guardate Tom Bombadil. Oddio, è mio zio. Oddio, uguale. Ed è molto più giovane di loro. È bellissimo Tom Bombadil. Cioè, è un tizio. Questo era proprio uno. Ma non avevano, loro stanno fluttuando comunque. Ah, perché loro sono piccolini e quindi li hanno messi lontani dallo schermo e lui in primo piano. E così mi sembra grande. Però con Gandalf non ha avuto questa accortezza. Però anche Tom Bob di guardare la macchina da presa qualcosa che non sappiamo. Personaggio meta. Teatrale. Presta attenzione perché deve liberare Merry. E impone le mani come il mago Silvan. Anche lui. Che scena equivoca. Oddio. E poi questi zoom su rami, candele, su rami dipinti. Rami dipinti. Vabbè, è un gigante. Che fanno pensare a rapporti omoerotici. Così la mia tesi si avala ancora di più. Merry è un signore di 65 anni con il rossetto. Vorrei far notare questo. Va bene, Tom, ciao. Miglior Tom Bombadil di sempre. Cioè, questo è meraviglioso. Bello come il sole, l'unico. Però siamo... li ha invitati a casa sua. Scusate, questa è la moglie. Eh allora. Sì. Però non male. Non male. Finalmente qualcosa di... un po' l'obiettivo comunque Disney, è sempre però... trasporco. Sì, facessero vedere meglio. Sembra una versione un po' più bella della Mazza Mauro di Fantozzi. Ma non è vero, dai, è molto più bella. Ma è un po' più bella. Un po' più no, bella. Dai, no, ok, no, così non è bella. No, è bella.
Però i capelli sono gli soliti. Dedica un primo piano manco fosse l'oste. È una centralità che solo l'oste ha avuto finora. Hai capito, Tom Bombadil? Guardalo, ecco perché è l'unico contento che sorride. Mamma mia, ma quanto è più alto di loro? Ma lui è un gigante. Anche lei, loro sì, esatto. Possono tranquillamente passare sotto le gambe di entrambi. Però i piatti per loro non sono un po' piccoli, scusate. Cioè, tipo, per Tom Bombadil è praticamente una tazzina, cioè il sottopiatto da caffè. Ma no, hanno già i piatti piccoli per Yosa. Già pronti. Ah, ok. Dici che ospitano spesso Hobbit. Come si lavano le mani, lei versa dell'acqua addosso e loro strofile. Veramente hanno dedicato un minuto a questa cosa del lavaggio delle mani. È importante, dai. Tutto ciò non abbiamo visto ancora Aragorn, cioè... Anche la moglie di Tom Bombadil guarda in macchina, cioè sono... Candele. Candela, dissolvenza, nuova scena, esatto, vedi. Siamo passati alla sera, buonanotte. Sono dei bambini di 70 anni, cioè, no, sempre con la pipa in mano, poi è sempre con la pipa in mano, incredibile sta cosa. Però Frodo è rimasto sveglio. Bobba ti non lo sopporta. Sì, infatti il sorriso che aveva prima stampato in faccia è scomparso. Grazie. Ваше волшебное кольцо. Кольцо? Хорошо, я тебе могу его вообще отдать? Нет, ты мне только покажи. Tom Bombadil ha chiesto l'anello a Frodo di farglielo vedere. Frodo glielo mette lì. Perché c'è questo effetto sonoro quando appare l'anello? Attenzione, Tom Bombadil prende l'anello. Сила бесстрашие. Но уничтожить это кольцо сможете только вы. Да. Возьми. Завтра вас снова ждут испытания. Будьте ко всему готовы. Пойдете западным краем Нагорья мимо могильников. Если вам повезет, то за день сможете выйти к Великому тракту. К Великому тракту. Слушай меня внимательно и запомни. Бомбадил, бомбадил. Faccio notare che sta per finire la prima parte. Siamo tipo nei primi quattro capitoli. Tremendamente fedele al testo. Ma in effetti anche questa parte su Bombadil, anche il disinteresse di Bombadil per l'anello, no, uno dei temi in realtà. E adesso tornato Gandalf. Gandalf che in teoria, ah no, gli appare in sogno. Но помните, это передышка. Опасности подстерегают вас. Зима. È in sogno perché c'è una voce con un po' di eco, capito? Вставайте, друзья. Вставайте. La signora Bombadil vi sveglia la mattina dopo. Sì, da dietro lo schermo praticamente. Cioè, è come se fosse in un'altra dimensione. In realtà lei poi, è scusa, lei è molto alta, no? E perché il letto le arriva al petto? Cioè, nel senso, lei ha un letto ha un letto tipo mensola praticamente. I piani di reazione del narratore buttati dentro a caso. Non c'entra niente il narratore. No, quello ogni tanto è il montatore che si sbaglia, butta dentro quelle scene. Raga, non abbiamo candele, cosa faccio? Mettiamo un narratore. Narratore. Bellissimo, è innanzitutto la scelta di scrittura migliore, questo è il narratore che non dice nulla. Che bella. Adesso, con la coperta rossa sul cavallo.
questo non ho visto chi è questo. Ah no, sono, è uno di loro, ok. Sono loro. Sembrano un po' i Power Rangers loro con queste coperte, ognuno ha il suo colore. Ma sì, perché i Power Rangers sono capitalisti, quindi... Narratore di sistema gli occhiali e ci guarda. Sì, ma è molto anime glasses questa cosa. Oddio, chi è questo? Ma chi è? È apparsa una tizia... Che è una delle dissolvenze clamorose, comunque. Frodo che so, comunque molto onirico questo film, interpretazione psicoanalitica di Tolkien. Ecco Simo, per queste cose oniriche secondo me la regista aveva visto Bakshi. No? Finita la parte 1. Ci sta, finita la parte 1. Adattamento. È finita la prima parte, è stato, c'è anche il logo di Canale 5, guardate, è incredibile. Bellissimo. C'era qualcosa che non mi tornava.